Ciao ragazzi, eccomi qui, questo è il mio look per questa speciale serata. Infatti sto andando ad un osservatorio astronomico per una serata tra le stelle e quindi ho deciso di creare questo look ispirato ai pianeti, alle stelle, quindi dai colori, sui toni dell'argento, del blu con dei riflessi viola. Spero tanto che vi piaccia. Questo è appunto il look. A me piace moltissimo e niente, vi lascio al tutorial. Inizio quindi con l'applicare il correttore. Utilizzo questo della Color Caramelle, il numero 07, e lo applico con il pennellino della MAC, il 224, quindi questo pennello che può essere utilizzato sia per la sfumatura che per l'applicazione sotto l'occhio del correttore. Io lo trovo ottimo. L'ho da poco acquistato, vi lascio il link del video haul che ho fatto dei prodotti che ho acquistato sul sito La Bottega Color Cannella, tra cui appunto questo correttore. Procedo poi con applicare lo Stay All Day di Essence, questo in particolare è nella tonalità 04, Stars and Story, ed è questo bellissimo argento. Lo applico direttamente sulla palpebra mobile. In questo modo. Prendo un pochino di ombretto blu, faccio un mix tra due blu dalla palette 120 colori, questa qui, e lo porto qui sulla piega dell'occhio, sopra la piega, mischiandolo con l'argento. Con questo trucco voglio un po' riprendere appunto il cielo, le stelle. Sfumo bene. E a questo punto prendo questo Color Tattoo di Maybelline in questo bellissimo blu acceso e con un pennellino d'eyeliner vado a tracciare la mia linea molto sottile all'attaccatura delle ciglia. A questo punto prendo dalla palettina della Essence il Quad, questo qui, il colore più chiaro, questo, e lo porto sotto il mio arco sopraccigliare. Non deve essere un colore molto shimmer perché abbiamo già l'argento al centro della palpebra. Porto un pochino di blu anche sotto, sporcando leggermente le mie ciglia inferiori. E prendendo dell'ombretto blu e viola insieme, vado a sfumare. Applico abbondante mascara. Questa volta questo bellissimo blu elettrico ed è di Collistar. Il trucco occhi è concluso. Prendo poi questa matita, la Ballerina di Neve Cosmetics,
e traccio un contorno sulle mie labbra, andando a riempirle però anche all'interno. Applico il rossetto di Kate Moss numero 08. Per realizzare questo effetto tone su tone, quindi queste labbra nude rosate, decido per questa sera di non applicare blush perché comunque mi sono un pochino abbronzata. Quindi questo è il mio look per la serata di stasera. Eccolo qui. Il look è quindi concluso, spero tanto che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!